Una nuova edizione del nostro TG, in primo piano oggi 17 giugno la ricorrenza di San Ranieri, patrono di Pisa, questa mattina in cattedrale la funzione religiosa. Oggi 17 giugno e Pisa celebra la festa dedicata al suo patrono San Ranieri e lo fa nella maniera più solenne con la messa in Duomo celebrata dall'arcivescovo Giovanni Benotto. La solita emozione e devozione del momento tanto cara ai pisani per eccellenza in una cattedrale di una bellezza scintillante come al solito e con tante persone a seguire la celebrazione quasi come in tempi di normalità. Una funzione religiosa però che solo lambisce il flusso dei turisti fuori al caldo e sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dai visitatori che tornano a dare alla piazza il suo abituale colpo d'occhio a partire dalla fila per accedere alla sommità della torre. Signora, da dove venite voi? Da Trento. Da Trento, perché avete scelto Pisa? Perché ci piaceva venire in Toscana, fare un po' di mare e un po' di città all'interno. Quanto vi trattenete qui? Ah, una settimana. Vi sentite tranquille per il problema sanitario, sì? Ma sì, abbastanza, insomma. Siamo vaccinati tutti quanti qua della compagnia e quindi... E tornano anche gli stranieri. Vous venez d'où? De Belgique. Combien de jours vous restez ici? Veniamo dal Belgio e restiamo 5 giorni. Alloggiamo una notte a Pisa, poi ci trasferiremo alla Spezia. Perché avete scelto Pisa come viaggio? Stiamo facendo un giro in auto di 3 settimane. Siamo scesi dal nord, poi andremo a Firenze. Non vi fa un po' paura la situazione sanitaria? No, per niente. Vaccinati? Io non ancora. Lui ha avuto il Covid a dicembre, ora sta bene. Cominciano ad essere moderatamente affollati anche i ristoranti adiacenti alla piazza, anche se i gestori, memori dei tempi d'oro, non possono essere ancora soddisfatti. Si vede più gente, più turisti, ma oggi in particolar modo. Però sono stati 10-12 giorni che non arrivava nessuno. Abbiamo cominciato a lavorare un po' con pisani, fiorentini, aretini. Questa dunque la ricostruzione della giornata con i turisti che sono tornati finalmente in Piazza dei Miracoli.